Ora, darei quindi la parola per primo a Marzio Chirico di Friday for Futures. C'è? C'è. Bene, tu. Okay. Sì. Salve, buonasera. Buonasera a tutte e tutti, è veramente un piacere e un onore essere qui. Ho ascoltato con molto interesse e attenzione gli interventi precedenti di altissimo valore, ai quali spero comunque di avvicinarmi con il mio intervento. Sicuramente inizio appunto da questo stimolo, lo stato dell'arte dei movimenti climatici. Abbiamo portato 1 milione di persone in piazza. E anche più nei primi due scioperi. Successivamente il Covid ci ha stroncato parecchio. Io parlo anche come psicologo. Successivamente alla pandemia, la salute mentale nelle scuole e anche attualmente il Covid effettivamente ha dato un grosso impatto, una grossa botta agli studenti e studentesse. Che principalmente ovviamente compongono il nostro movimento, a partire sicuramente dalle media, ma totalmente i licei, gli istituti tecnici e adesso l'università, perché la maggior parte di noi ovviamente sono diventati nel frattempo studenti e studentesse universitarie e anche con diversi titoli. E poi mi ricollegherò anche all'università, al capitolo università e a tutte le mobilitazioni che stiamo facendo. E appunto per questo, all'interno del movimento, comunque abbiamo sfruttato la pandemia come occasione per studiare, capire quali tematiche avevano la priorità, quali temi portare avanti e alcuni li abbiamo toccati dai rifiuti, le comunità energetiche. In occasione delle ultime elezioni abbiamo proposto l'agenda climatica con 5 punti da presentare alla politica affinché la politica ne tenesse conto. Ovviamente questo non è stato fatto in alcun modo, soprattutto dalle forze di destra, fasciste, direi quasi naziste, negazioniste che adesso sono al governo e ci stanno portando verso il collasso climatico, soprattutto e a maggior ragione con i patti e gli accordi che ci sono con Eni, multinazionale responsabile, una delle 30 aziende responsabili del cambiamento climatico, fra le 30 aziende più inquinanti. Responsabile del cambiamento climatico. Quindi parlo anche della responsabilità storica dell'Italia e dell'Europa. Abbiamo parlato anche di Europa in questo convegno. Io credo che il movimento climatico italiano abbia una grande responsabilità storica giunti a questo momento. Sappiamo che l'Italia ha portato in piazza tantissime persone, quasi tante quasi quanto la Germania. L'ultimo sciopero la Germania, solo Berlino ha portato in piazza 30.000 persone. Ecco, a Roma nell'ultimo sciopero abbiamo già fatto questo numero. L'obiettivo è superarlo per far vedere che con i nostri corpi, facendo comunità, possiamo scendere in piazza e dimostrare quelle che sono le esigenze e i bisogni della popolazione. Quindi sicuramente, grazie. L'Italia, l'Europa, a maggior ragione devono spingere, e noi dobbiamo far sentire la nostra voce e spingere verso la transizione ecologica, che non può essere annacquata, non può essere un capitalismo green, perché queste non sono le soluzioni. E quindi per questo è importante ripensarsi come comunità e non solo come individui. E in realtà la città di Roma fornisce anche tantissimi spunti, come si diceva prima, ci sono tantissimi studi, abbiamo anche tantissime lotte territoriali. Io credo che uno dei meriti di Fridays for Future sia stato quello di radicarsi in territori. Penso banalmente anche alla SNIA, dove sostanzialmente siamo di casa, è una grandissima famiglia e seguiamo quella lotta territoriale con molto interesse e supportandola al 100%, perché è quella una dimostrazione del fatto di un'esigenza di un territorio che soffre la cementificazione, soffre il traffico, soffre lo smog, non ha posti di ritrovo e di socialità diversi dai luoghi di consumo. Ecco, mi sono appuntato alcune parole chiave e vado molto a braccio, quindi rispondo anche a alcuni stimoli degli interventi precedenti. Lo stato dell'arte rispetto alla repressione, ecco. Non solo l'ultima generazione, ma Fridays for Future, tutti i movimenti climatici, Extinction Rebellion, tutto il movimento climatico,
in Europa, soprattutto in Italia, è criminalizzato, depotenziato, viene tolta la voce al movimento climatico. Basti pensare, ieri mattina una nostra attivista è andata a RAI3, Restart, l'unica donna, a proposito di transfemminismo, nell'intero programma, ha parlato, gli è stata concessa la parola una sola volta rispetto agli altri ospiti e tutti gli altri ospiti che hanno ripreso nuovamente parola. Ecco, bastano anche solo questi segnali. Poco fa mi si è spento il cellulare per la batteria scarica. A Bari alcuni attivisti e attiviste sono andati in comune e sostanzialmente sono stati identificati, è stato preso loro il documento, agenti della Digos si sono seduti dietro di loro per tutto il tempo di questo incontro comunale. Ripeto, mi si è spento il cellulare, quindi ho letto al volo i messaggi e l'articolo che è uscito su Repubblica, ma assolutamente potete consultarlo. Quindi per dire questo, che sostanzialmente tutto il movimento climatico sta subendo un clima di repressione nel quale è molto difficile esprimersi, e quindi proprio per questo dovremmo fare ancora più rete, proprio per questo dovremmo incontrarci e impegnarci ancora di più come comunità, come lotte territoriali, come realtà che devono collaborare, unire ambiente e lavoro, sentire, colloquiare coi territori, coi comuni di Roma, con le città. E a proposito di Roma, Roma credo che sia quasi al pari di Napoli un bellissimo laboratorio di esperienze politiche. Uno dei nostri attivisti sta seguendo una comunità energetica, e quindi è anche molto bello vedere il processo di sviluppo delle comunità energetiche e cercare di lavorare nell'intero quartiere, nell'intero municipio, affinché comunque le scuole, i municipi, le attività i presidi, le istituzioni, ecco, riprendano di nuovo possesso di quelle che possono essere le soluzioni alla crisi climatica. Credo che scuole, ospedali, municipi, appunto, devono essere luoghi e case della democrazia. In questo momento soffriamo molto di dibattito, soffriamo molto di confronto che non c'è, che viene sostanzialmente annacquato e messo a dura prova da questo governo. Quindi per stare un po' sul tema delle rinnovabili, io vengo dalla Sardegna, un territorio dove sostanzialmente si potrebbe passare al 100% rinnovabile in pochissimo tempo. Ecco, la destra sostanzialmente sta monopolizzando il dibattito pubblico, soprattutto sull'eolico, perché si parla dell'aspetto paesaggistico, si parla dell'impatto che possono avere sul turismo e sulla vista dei nostri bellissimi mari un impianto eolico offshore a 10 chilometri. Ecco, mi chiedevo dove fossero tutti questi sindaci quando venivano costruite le centrali a carbone, quando venivano cementificate le nostre coste sarde. In quel caso non si è parlato di paesaggio, ecco, per l'eolico si sta parlando di paesaggio. È brutto dirlo, ma credo che anche quando verranno a galla i dati riusciremo a comunicare quanto effettivamente è efficace, è conveniente economicamente passare alle rinnovabili, fotovoltaico, eolico, soprattutto al sud, perché al sud, l'abbiamo visto anche per l'insolazione, per altri fattori, sarà sempre più conveniente. Ecco, allora a quel punto le persone, anche il privato, andrà verso la transizione ecologica, verso la conversione alle rinnovabili, però non possiamo fermarci a questo, non possiamo fermarci al mero interesse economico, quando in realtà dobbiamo appunto ripensarci come comunità, dobbiamo ripensare il nostro modello di sviluppo in un'ottica, è già stato detto, di cosa produrre, quanto produrre, come produrre, a seconda dei bisogni e della necessità, delle esigenze di un particolare territorio. Infatti in Sardegna, per esempio, abbiamo già un paio di paesi che sono alimentate da comunità energetiche, Villanova Forru e Ussaramanna, e sostanzialmente sono già 100% rinnovabili perché tutto il paese è diventato una comunità energetica. E quindi non dobbiamo farci sopravanzare da questo punto di vista nella narrazione dalla destra. Dobbiamo cercare di portare dei temi chiari, una comunicazione chiara ed efficace per far capire alle persone che la transizione ecologica conviene e converrà sempre di più, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista lavorativo. È stimato che nei prossimi 40 anni massimo si svilupperanno 30 milioni di posti di lavoro nelle tecnologie green.
al tempo stesso non si può solo fare del tecno-ottimismo, cioè sappiamo già ovviamente che soluzioni come il nucleare o altre soluzioni tecnologiche, il CCS, ci salveranno dalla crisi climatica. Queste tecnologie ci sono già, ce l'abbiamo già, sono le rinnovabili, l'efficientamento, la riduzione dei consumi, cercare di non inquinare alla base, di non dover forse consumare prodotti e risorse, fermo restando che poi ci saranno altre problematiche legate appunto all'estrazione dalle terre rare ad altre risorse, ma appunto anche lì è un discorso di capitalismo e di sfruttamento delle risorse, e quindi bisogna fare un discorso molto complesso e complessivo dello stato dell'arte e della situazione climatica e tecnologica. Quindi per questo sarà importante anche l'aspetto delle città. Tra l'altro, apro chiudo parentesi, a noi piace chiamarle comunità energetiche rinnovabili e solidali, perché tramite quello schermo dell'energia sarebbe bello ovviamente investire il ricavato in progetti per il quartiere, per i municipi, progetti che effettivamente abbiano una ricaduta sulla socialità e sugli spazi verdi, per fare un esempio banalmente. Quindi le città avranno un grandissimo ruolo nella transizione ecologica, soprattutto in Italia, dove abbiamo tantissime città sopra i 300.000 abitanti, nel nord, centro-nord Italia, Firenze si avvicina, abbiamo Bologna, Torino, Milano, Padova e così via, via dicendo, Genova, quella, l'area padana è l'area più inquinata d'Europa, quindi nel nord Italia bisognerà velocizzare e portare la transizione ecologica, le aree verdi, fermare la cementificazione, andare verso le rinnovabili, efficientare i palazzi il più velocemente possibile. Forse da un certo punto di vista Roma e Napoli siamo un po' più fortunati per la conformazione del territorio, per altre ragioni geografiche e anche culturali, però comunque questo non implica il fatto che anche qui si può andare molto più veloci e si deve andare molto più veloci. E anche io ho notato una certa schizofrenia nelle istituzioni, dove in certi municipi, ecco, si fanno tantissimi passi avanti, invece in altri si rimane fermi, anzi si torna indietro e vengono approvati progetti assurdi, tipo allevamenti intensivi, parcheggi per centinaia di auto, centri commerciali, totalmente senza senso, la stessa SNIA, minaccia della cementificazione, eccetera. Quindi, per esempio, anche a Roma abbiamo seguiamo con molto interesse il progetto di Montrubia, che aumenterebbe le linee di metro a Roma fino a 10 linee di metro, 18 tranvie. Ecco, le città avrebbero bisogno di una cura del ferro, sostanzialmente levare auto, levare smog dalla città e permettere l'accesso a un trasporto pubblico efficiente, capillare, gratuito, e quindi guardi anche una prospettiva di classe. È il far spostare e muovere le persone attraverso la città. Quanto tempo ho ancora? Ok, perfetto. Vado a chiudere. Ovviamente la cosa più grande che faremo a breve è il corteo, come da nostra tradizione. Stiamo abbracciando anche altre modalità di protesta, forse anche per questo che criminalizzano i Fridays for Future. Già abbiamo fatto, come anticipato prima, apro e chiudo la parentesi università, abbiamo fatto una protesta all'università contro Eni, legata quasi indissolubilmente alla governance Sapienza, agli interessi di Sapienza, ai finanziamenti che riceve Sapienza per appunto poi tramite Eni sostanziare dei master e dottorati. Quindi questo a noi non ci sta bene che chi ci conduce verso la crisi climatica ci insegni cos'è la crisi climatica. E quindi sostanzialmente il nostro obiettivo è far sì che l'università sia davvero un luogo di riappropriazione di cultura, di dibattito verso la transizione ecologica con veri esperti e non esperti di negazionisti, perché purtroppo Sapienza pullula di negazionisti. Io stesso ho ricevuto una mail da un prof sulla mia casella di posta privata di un prof dicendomi ma che state facendo, andate a protestare in Cina, in India? Ovviamente ancora questa narrativa dell'altro paese che inquina di più, dell'altro paese nemico. Ecco, quindi riproporremo ancora questa manifestazione, questa mobilitazione che si chiama End Fossil, quindi finire il fossile, è molto semplice.
Stiamo cercando di costruire assieme a docenti solidali il corso obbligatorio sulla crisi climatica, che appunto verrà svolto in tutte le facoltà affinché l'università diventi di nuovo il luogo di cultura e di elaborazione di mezzi e di strumenti che merita di essere per risolvere la crisi climatica. E infine vado a chiudere che siamo veramente al limite. Corteo il 6 ottobre, successivamente avremo il 7, cercheremo di dare il nostro supporto a alcuni pezzi del sindacato, come SISA, hanno già detto che scenderanno in piazza con noi il 6, questo ci fa molto piacere. E non mi dilungo su GKN, quindi Alleanza Lavoratori, Lavoratrici, Ambiente. E questa è la via, credo che sia molto importante per seguire questo, far capire a tutti i pezzi di sindacato, i pezzi produttivi di questo paese, che è importante dialogare, coalizzarsi, convergere su queste tematiche. E addirittura noi abbiamo degli obiettivi ancora più alti rispetto ad alcuni che sono usciti sulle slide precedenti. Noi ci andiamo in piazza chiedendo la riduzione delle emissioni non al 60%, ma all'80% entro il 2030 rispetto ai livelli produttivi del 1990. Questo perché ci piace alzare l'asticella. Pensiamo che bisogna essere ambiziosi, stare anche nelle contraddizioni, perché stiamo cercando di costruire un sistema alternativo, abbiamo bisogno di farlo sicuramente tutte e tutti assieme. Mi vorrei chiudere con una citazione di Morin rispetto al fatto che ovviamente in un'epoca così cruciale per il futuro non solo del pianeta, ecco, ma della nostra società, sicuramente navighiamo in un mare di incertezza, però dovremmo approcciarci e attraccare sicuramente nelle isole di certezza che abbiamo. Le isole di certezza che abbiamo sono i dati, sono la scienza, sono le lotte che portiamo avanti nei territori, ascoltando i bisogni delle persone. Grazie.